Buon pomeriggio a tutti. Allora, in questo momento c'è la gara di Formula 1, il GP d'Austria. Io non me la sto guardando la partita, non me la sto guardando il Gran Premio, perché mi sono altamente rotto le scatole. Mi sono stancato di vedere una Ferrari che in ogni gara è sempre dietro a tutti, settima e ottava addirittura. Ho appena controllato ora, settima e ottava la Ferrari. Veramente uno strazio, veramente una vergogna. Io mi sono stufato. Io mi sono altamente rotto le scatole e spero a questo punto che Binotto venga cacciato, perché a vedere ogni anno e dall'anno scorso che vedo la Ferrari fare queste prestazioni di merda. Nelle qualifiche si è qualificata undicesima e dodicesima la Ferrari. Veramente una vergogna. È una vergogna e uno schifo totale. Io no, l'ho detto ieri, quando la Ferrari nella qualifica 2 non è riuscita a qualificarsi, non è riuscita a qualificarsi. Non è riuscito a qualificarsi nella qualifica 3. Detto basta, io non mi guardo più la qualifica, perché già sapevo benissimo che avrebbe fatto la pole Verstappen. L'ho detto, sicuramente farà la pole Verstappen. E infatti Verstappen ha fatto la pole position, come sempre. Ogni gara è sempre così: la pole la fa Verstappen, secondo o in questo caso quarto è partito Hamilton. Infatti oggi ho deciso di non guardarmi più la gara, perché a vedere ogni gara la Ferrari farsi superare dalle altre squadre è veramente una vergogna, è uno strazio, uno schifo. Io mi sono stancato, è dall'anno scorso che vedo questa Ferrari farsi superare dalle altre squadre, dall'Alfa Tauri, dalla Mercedes, dalla Red Bull. Davanti alla Ferrari c'è, allora, in primis c'è la Red Bull, la Mercedes, la Mercedes, la McLaren. Addirittura la McLaren c'è, l'Alfa Tauri, sì, veramente è una vergogna, è una vergogna. Io mi sono schifato, io sono schifato e arrabbiato, e mi sono stancato. Vedo la stessa macchina dell'anno scorso, problemi con le gomme, sempre che deve, poi appena ha problemi con le gomme deve sempre andare a fare il pit stop e deve sempre cambiarsi le gomme e va indietro e deve rimontare un'altra volta la gara, e poi ha problemi nel dritto, cioè come motore non riesce a superare le altre macchine. Insomma, io basta, io mi sono stancato, dovete capirmi. Sono tifoso vero della Ferrari, sono un tifoso della Ferrari, lo dico fin dai tempi di Schumacher, quando vinceva tutti quanti i mondiali. Io ero strafelice e contento. No, io ora mi sono stancato di vedere un team principal come Binotto che dal, mi pare questo è il secondo anno, che da secondo anno che non azzecca un, che non ne azzecca una
La stessa macchina dell'anno scorso, uguale, uguale. Problemi con le gomme, come motore si fa superare dalle altre macchine e basta. Io non mi guardo più nessuna gara, visto che ogni anno devo sempre assistere a questo scempio, a questo schifo, a questa vergogna. Basta, basta, basta. Allora, ora io mi sono altamente rotto le scatole. Ora voglio dire una cosa. John Elkann, allora, John Elkann, no, tu ora devi farmi la santissima cortesia. Non mi interessa, non mi interessa, non mi interessa. Tu hai fatto un errore, di confermare quella merda. Non mi interessa, io continuo a dire. Quella merda di Binotto come team principal. Mandalo via, caccialo. È un incapace, un incapace. Da 2 anni che sta facendo fare figuracce alla Ferrari. Siamo dei pagliacci. La Ferrari è diventata, cioè, come squadra è diventata pessima. Siamo diventati dei pagliacci, dei pagliacci. Basta, basta. E dall'anno scorso! Questo è il secondo anno di schifo che io vedo! Basta! Mi sono stancato, non ne guardo più! Non ne guardo più gare! Basta! Io da questa gara non guardo più niente! Perché mi sono stancato di vedere questo scempio, questo schifo, questa merda di macchina! Ok? Gianecca, lo mandalo via, Binotto! Se non lo mandi via vuol dire che tu a te non te ne hai fatto un cazzo della Ferrari. Non mi interessa. Questa è la Ferrari che vorremmo tutti, noi tifosi della Ferrari. Soprattutto noi tifosi della Ferrari. Secondo te vorremmo questa macchina così? Dici la verità. Secondo te, noi tifosi della Ferrari, vorremmo vedere questa macchina così? Farci superare, vedere una Ferrari, farsi superare dall'Alfa Tauri, dalla McLaren, dalla Mercedes, dalla Red Bull. Cioè, è bello secondo te vedere queste cose qua? È bello? Cioè, secondo me tu non ti rendi conto, mi sa. Non ti rendi conto, John Elkann, è tutta colpa tua. Tu hai sbagliato, tu hai sbagliato. A mettere Binotto come team principal. Perché è un incapace. Lui, fin dai tempi, quando c'era Michael Schumacher, non è mai stato team principal. Mai, mai ha ricoperto, non ha mai fatto il secondo, ad esempio, di Jean Todt. Se fosse stato il secondo di Jean Todt, allora potevi metterlo. Ma non è mai stato il secondo, tipo un vice, mai. È sempre stato un ingegnere meccanico, Binotto. Fin dai tempi di Michael Schumacher. Ma ricordo benissimo quando era giovane. Ma era sempre stato un ingegnere meccanico. Cioè, hai sbagliato. Hai sbagliato. Ma ti rendi conto di come hai sbagliato tu a mettercelo a Binotto? John Elkann. Ti rendi conto che da 2 anni che ci stai facendo fare figure di merda con la Ferrari? Ma ti rendi conto, sì o no? Cioè, ce li hai gli occhi oppure no? Cose da impazzire. Mandalo via. Lo devi mandare via, non mi interessa. A un modo o nell'altro. Basta vedere questo scempio, questo schifo ogni anno. Questo è il secondo anno che sta facendo schifo la Ferrari. Secondo anno che ci stai facendo fare la figura dei pagliacci.
Veramente, veramente. Comunque, scusate se in questi giorni ho potuto fare, in questi mesi ho potuto fare video, ma tra vedere il tennis, perché io non solo seguo calcio, sto seguendo gli europei, ma anche seguo il tennis, ora sto seguendo pure Wimbledon. E perciò non ho avuto il tempo in questi mesi di fare video su YouTube. Spero di poterlo fare, di poter fare un altro video, non so, lunedì, vediamo, prima un giorno prima della partita contro la Spagna. Spero di poterlo fare, lo spero. Comunque, vi auguro un buon pomeriggio, una buona domenica. E come sempre, fino alla fine, forza Juve, forza Italia e forza Ferrari. John Elkann, se tu vuoi il bene della Ferrari, se tu vuoi far ridonnare la Ferrari, se tu vuoi far ridonnare la Ferrari come ai vecchi tempi, come ai tempi quando c'era Arriva Bene. Se tu vuoi fare ritornare la Ferrari come era prima, allora devi mandare via Binotto. Binotto non è in grado di fare team principal. E tu lo sai benissimo. Tu lo sai che è sempre stato un ingegnere meccanico. Lo sai. Lo sai. E hai sbagliato. Renditi conto dell'errore che hai fatto. E manda via Binotto. E mettilo nel posto in cui stava prima, che era perfetto. Perché Binotto, lui, come ingegnere meccanico, è sempre stato ottimo. Un ottimo ingegnere meccanico. Ma come team principal. Non ha le caratteristiche, non ha le capacità per farlo. Non ce le ha. Non ha la leadership per farlo, come lo era, come ce l'aveva Arriva Bene. Renditi conto. Ora voglio pure i commenti qua sotto. Se non siete d'accordo con me, non mi interessa. Io dico la mia opinione e basta. Binotto deve essere mandato via. Punto e basta, il vero problema è lui. Il vero problema è lui. Perché è il secondo anno consecutivo che stiamo facendo figure di merda con la Ferrari. Secondo anno consecutivo. Aprite gli occhi, voi tifosi della Ferrari. Aprite gli occhi, apriteli. Se volete il bene della Ferrari. Vi auguro buon pomeriggio, ancora buon pomeriggio. E come sempre, fino alla fine, forza Juve, forza Italia e forza Ferrari.